tutti, bentornati. Come avrete già letto dal titolo, questo qui è un video haul di Zara, l'ennesimo video haul di Zara. So benissimo che mi ero ripromessa, che avevo promesso che mi sarei impegnata a frenarmi un pochettino e a limitarmi un po'. Purtroppo però io in questo sono molto debole, quando si tratta di shopping ho le mani davvero bucate, quindi non ci riesco e quindi vi dovete subire i miei video haul di Zara. In realtà non era un ordine che era in programma, che avrei voluto fare. Ero intenzionata ad acquistare un paio di capi, poi da lì a poco ho riempito il carrello e quindi ho fatto un semplice ordine. In ogni caso sono arrivati in due pacchi distinti, questo bustone e il classico pacco. Oddio, questo pesa un pochettino. In realtà questa qui la vedete aperta perché è un capo che ho già indossato, perché ero troppo curiosa, poi mi serviva e quindi l'ho già indossato, però mi sono tenuta, ecco, il cartellino, perché insomma vi voglio dire quanto l'ho pagato e quindi per magari non mi sarei sicuramente dimenticata se non l'avessi tenuto, perché io tendo a rimuovere i prezzi. In ogni caso questo qui, vedo il cartellino, e l'ho pagata $19,95 nella taglia S ed è una gonna pantaloncino molto particolare, un modello che quest'anno sta andando un sacco di moda. Dietro è un pantaloncino e davanti ha questa, sembra una gonnellina, ecco, con il bottone tra l'altro anche un po' storto, che è molto particolare. Come vedete si apre praticamente a ventaglio, c'è anche questo bottone interno, si inserisce come uno short, poi si chiude, diventa praticamente il davanti, sembra una gonna. Io ho scelto la taglia S, in realtà ero molto indecisa perché di mio io indosso sempre l'XS, però temevo che, visto che è una delle ultime gonne che ho acquistato, però non in jeans, l'XS mi va molto molto giusta, ho voluto rischiare e provare la S. In realtà non ho fatto male perché mi va abbastanza bene, mi sarebbe andata bene anche l'XS mi sarebbe andata giusta, non stretta ma giusta. Questa qui però non mi dispiace come mi va, anche perché poi col passare del tempo il jeans tende un attimino a, man mano che magari lo si va a lavare, tende un attimino ad indurirsi anche il jeans, quindi la S secondo me mi va bene anche per un eventuale insomma futuro, quindi va bene la S, ecco. Sono molto contenta perché è molto carino, molto estivo, molto da mare, però insomma questo effetto gonna davanti mi piaceva. Ci sono diversi colori, c'è così, c'è nel verde, sempre effetto jeans, e anche nera. Penso che la comprerò anche nera perché è davvero molto carina. Passiamo adesso al pacco un po' più grande e pieno di altre cosine. Come sempre lo apro al contrario, come sempre, quindi dobbiamo girare un attimino, vediamo che c'è all'interno. Allora, vado insomma per quello che trovo davanti. Allora, altra cosa che ho preso è questa gonna in jeans. Questa qui, ad esempio, qui ho fatto invece un errore, perché anche di questo ho preso la S, sempre per la teoria che magari temevo che, non so perché, l'XS mi andasse troppo stretta, e poi temo sempre che il jeans, dopo un po', dopo troppi lavaggi, si restringe un po', il tessuto si indurisce, quindi temo sempre che vada comunque bene la S. Ho sbagliato perché mi va un po' grande. Non so, sarà un jeans diverso. Quello lì, ad esempio, la gonna pantaloncino è un po' più elasticizzata. Questa qui invece è un tessuto jeans normale. Secondo me è motivo questo per cui, insomma, essendo un po' più rigida, secondo me l'XS mi sarebbe andata precisa e a pennello. Questa qui invece, in vita, essendo anche molto a vita alta, mi va un po' più larga. Ho provato ad indossarla magari mettendola un po' più bassa in vita, magari dove i fianchi si allargano un pochettino, pare che così vada un po' meglio. Però se siete una taglia S 38-40, la S magari è un po' troppo larga, però magari con un cinturone, con una cintura può andare bene, o comunque con una t-shirt o con una maglia messa all'interno dovrebbe andare bene, quindi cercherò di farmela andare bene perché non mi va di fare il cambio. Quindi la tengo, anche se avrei dovuto prendere col senno di poi l'XS. Altro capo, passiamo a una maglia. Questa qui è molto carina, in realtà l'ho presa proprio all'ultimo minuto, poco prima di dare conferma all'ordine, ed è questa magliettina. In realtà non è molto da me, perché questi fiorellini molto, molto bon ton, molto insomma, non da me, con questi colori molto pastello, insomma fiorellini, colori pastello, non sono proprio da me, però vista sulla foto con la modella mi piaceva anche molto l'abbinamento con uno short, quindi
mi sono detta va bene, poi ci sta anche insomma questo genere qui, anche per tutti i giorni a lavorare. Il tessuto mi sembra un cotone, non leggerissimo, però è cotone, traforata, quindi per l'estate dovrebbe andare bene. L'ho pagata 19,95 e ho preso una S. Come lunghezza non è molto lunga, quindi è abbastanza corticina, con un pantalone vita alta o con una gonnellina vita alta, va più che bene. La taglia è la mia, sono contenta perché mi piace molto. Il tessuto è molto bello perché è un cotone leggero, mi piace, sono contenta anche di questa. Altra cosa, t-shirt, per non farci mancare t-shirt visto che non abbiamo, ho preso quest'altra. L'ho presa perché mi piaceva molto il dettaglio della manica, fatta in questo modo, con questo taglio molto lungo e con appunto la manica, con lo scolo della manica molto largo. In questo genere non ce l'ho, di solito ho sempre t-shirt bianche col giro manica. Questo modello, insomma, questa manica così mi sembrava insomma di non averla, quindi ho voluto prenderla. L'ho pagata 5,95 nella taglia S. Indossata non mi fa molto impazzire, non so perché, forse perché non indosso molto questo taglio insomma di t-shirt, però insomma con un pantalone, con una t-shirt, con una gonna, con uno short, insomma la trovo abbastanza carina, molto pratica anche per tutti i giorni. Anche per lavorare, visto che comunque le braccia non sono completamente scoperte, insomma non sono né bretelline né maniche corte, è una giusta via di mezzo, quindi bella, lunghezza giusta, non troppo corta né troppo lunga, quindi mi piace anche questa qui. Poi, altra cosa che ho preso, questa l'avevo rimossa, è uno short in jeans. Io d'estate di solito da Zara compro un sacco di short in jeans, tipo l'anno scorso ne ho presi un paio, l'ho sfruttato un sacco ovviamente per il mare. Questo qui è un modello anni 90, proprio perché è molto corto come gamba, insomma, cade molto molto corto e la vita è molto alta. Io l'ho presa nella taglia 34, quindi la 38 italiana, pagato 19,95. Questo qui ad esempio corrisponde in realtà a una XS e mi va molto bene, cioè mi va perfetto e preciso. Quindi, come vi ho già detto, tutto dipende dai capi, soprattutto per gonne, jeans e pantaloni. È ovvio che io preferisco magari indossarli prima, però più o meno ho capito insomma su quali capi magari andare più sulla S oppure più sulla XS. Qui ho fatto bene a prendere, soprattutto quando sul cartellino ci sono indicate le taglie, quindi 38-40, io so benissimo che la mia taglia è la 38. Quando c'è la S e la XS, lì magari entro nel dubbio, vado nel pallone e vado un po' così come capita, e cerco di indovinare la mia taglia insomma più giusta. Questo qui lo trovo molto carino perché, ripeto, il colore di questo jeans negli short ultimamente, penso di aver avuto uno ultimamente, ma si è rovinato e l'ho dovuto buttare, quindi ne volevo uno in questo color jeans classico. Mi piace molto, è molto bello, quindi d'estate sicuramente lo utilizzerò tantissimo. Poi ho preso un paio di scarpe, scusate la voce, in realtà io ho fatto quest'ordine prevalentemente per queste scarpe. Mi sta andando via la voce. Anche queste non sono molto il mio genere, perché non utilizzo molto questo genere di scarpe d'estate. Sto parlando, magari tolgo un po' di carte così magari capite anche meglio. Tolgo anche, sì, vado a togliere anche questa parte qui che non ci serve. Sono praticamente i classici slipper. Io d'inverno in realtà le ho utilizzate, ad esempio un paio di Gucci che sfrutto un sacco e che mi piace tantissimo, quindi mi sono detta, visto che l'estate magari da anche per lavorare per tutti i giorni, anziché indossare le classiche sneaker dove il piede suda, ma mi avrei voluto appunto un paio del genere. Mi piacciono molto perché il tessuto è tipo in alcantara, mi piace questo effetto di questo pompon qui, è molto particolare. Mi piace anche il taglio molto affusolato, anche se indossate sembrano molto lunghe e molto magre, cioè mi sembra il piede molto lungo e molto magro, è traforato, quindi secondo me d'estate sarà l'ideale. Ho preso il 37 perché calzo 37, mi va praticamente precisa, l'ho pagata 39,95. Non so se mi ci troverò bene con questa tipologia di scarpa, perché ripeto, d'estate utilizzo o sandalo ma questo stile ciabattina molto molto meno, però mi piaceva un sacco dalla foto. Poi quest'anno vanno un sacco questi modelli mules, quindi ho voluto prenderle e non vedo infatti l'ora di indossarle. Peccato che sono due giorni che piove, ci sono temporali ogni giorno, quindi chissà quando le indosserò.
Ultima cosa che ho preso, devo assolutamente portare questa scatola perché non ce la faccio più. Ultima cosa che ho preso è una cosa inutile secondo me, non so neanche io perché l'ho presa, ed è una borsa shopper. L'ho pensata in realtà anche per il mare, anche perché non è né tanto grande né tanto piccola, ci sarebbe insomma stata benissimo una cerniera o un bottoncino anche a clip, comunque vabbè, però mi piaceva molto la fantasia, l'ho pensata anche per il mare. E questa borsa qui pagata anche pochissimo, 17,95. Il tessuto mi piace molto perché è anche un tessuto tipo jeans. La fantasia non ve lo so a dire perché insomma mi piace tantissimo, non so se la sfrutterò al mare, anche perché ho comprato anche la borsa di St. Barth, anzi ho in mente di girare anche un video sugli acquisti non Zara ma un po' random che ho fatto ultimamente, ma mi sta arrivando anche un'altra cosa che voglio mostrarvi, quindi sto aspettando un po'. Quella borsa lì ad esempio è molto grande per il mare, però magari per una giornata un po' più tranquilla dove magari non c'è bisogno di portarsi dietro chissà quante cose, secondo me anche una borsa del genere da mare può andare benissimo. Ripeto, il fatto che non abbia però una cerniera o una clip o uno strappo secondo me non è l'ideale anche da mare, però cercheremo di sfruttarla sicuramente, cercherò di sfruttarla sicuramente perché trovo sempre il modo di sfruttarle. Comunque, questo qui era tutto, non vi dico nulla, non so se tornerò con un altro video di Zara, forse sì, forse, non lo so. E nulla, spero di avervi tenuto compagnia, spero che queste cose vi siano piaciute, ditemi che ne pensate, come sempre se vi piacciono i miei video seguitemi sul canale e mettete anche un like se vi va e attivate anche la campanella perché è molto importante, perché capita che magari qualche video vi possa sfuggire, quindi magari avendo le notifiche attive ogni mio video vi può, insomma, vi arrivano le notifiche, quindi vi ricordo magari l'uscita dei miei video. Quindi io vi mando un bacio grande e ci vediamo presto. Ciao!